Vincenzo De Luca è pronto ad affrontare la sua terza battaglia elettorale per la regione Campania. C'è chi valuta azioni giudiziarie per invalidare la votazione del Consiglio che ha approvato la legge regionale che di fatto dà il via libera a De Luca, mentre il PD ha ribadito ancora una volta la propria posizione. Dunque non appoggerà De Luca, ma intanto proprio in Campania i Dem hanno dimostrato compattezza attorno all'attuale presidente della regione. Dunque la spaccatura rispetto alla direzione nazionale è evidente. Il PD ha ribadito ancora una volta la propria posizione, puntualizzata dalla segretaria nazionale Elly Schlein, che ha partecipato ad un incontro dibattito a Roma promosso dal Domani, il futuro è adesso. De Luca, come dicevamo, va avanti, parlando ai cittadini campani, confrontandosi con i suoi più stretti collaboratori per delineare le strategie future. A Bracigliano, dove ha preso parte alla cerimonia di inaugurazione del primo di tre nuovi centri per la diagnosi precoce dell'autismo dell'ASL Salerno, nel suo intervento il presidente della Regione Campania ha fatto riferimento alle polemiche di queste ore, lanciando accuse alla classe politica. Quando voi sentite questi dibattiti sul mandato, non mandato, mandato significa queste cose, non interrompere un lavoro che richiederà anni, una fatica immane, una conoscenza dei problemi. Questa è la necessità di dare continuità al lavoro. Non ci sono altri motivi. Come si fa? Sconvolgere, sconvolgere, ma come si fa a non capire una cosa del genere? Tu blocchi, cioè cominciare da capo significa perdere 2 anni solo per capire come organizzarsi, ma questi sono veramente gli irresponsabili. Qui abbiamo componenti politiche che vivono fuori del mondo, che non sanno che cos'è una persona di carne ed ossa, una famiglia con un problema del genere, se ne fottono questi. Pensano solo a quanto si devono ricandidare a volte successive, questo è tutto. Poi i problemi concreti. Allora noi cercheremo di fare un lavoro di medio-lungo periodo a servizio delle famiglie, con il vostro aiuto ovviamente, se ci dite che ce l'abbiamo da casa, ce l'andiamo a casa, ci riposiamo, facciamo come giorni. Ma è un lavoro che deve continuare, perché veramente sarebbe un delitto di nuovo chiudere gli occhi di fronte alle tragedie di centinaia di famiglie, anche perché il problema tende ad aumentare, non a diminuire.